Grazie a tutti voi ragazzi. Allora, siamo arrivati al vincitore di questa edizione con la canzone Scamaleonte, Martina Sollini. Martina Sollini si aggiudica la 45esima edizione della Torre d'Oro. A premiare è l'amministrazione comunale, quindi consegna il premio il sindaco del comune di Torre San Patrizio, Giuseppe Barbabella. Indipendentemente da chi ha vinto, siete stati tutti bravi, tutti eccellenti come quelli di ieri sera, quindi l'importante è questo, ragazzi, perché nella vita non è sempre importante vincere, importante è esserci, quindi esserci è importante, poi certo se si vince è meglio, però esserci significa essere testimoni di qualcosa e voi siete testimoni di qualcosa, di questa bellissima esperienza. Grazie a tutti. Sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita, quando accadono all'improvviso un sorriso spera. La Torre d'Oro è l'emblema di Torre San Patrizio. È da 45 anni che va avanti questa tradizione e noi abbiamo fatto del tutto per mantenerla. Ci sono sempre degli imprevisti che siamo fortunatamente stati bravi e siamo stati anche aiutati a risolvere e speriamo che vada avanti perché è molto importante per la comunità e per noi perché è bellissimo ogni anno. Invitante, che sapore bruciante, cioccolato piccante, mi dà voce per cantare questo rap. Il Comune è un partner fondamentale in qualsiasi nostra manifestazione, infatti ci mette a disposizione sia il teatro per le prove che i vari locali o comunali appunto per sia lo svolgimento dello spettacolo che delle prove stesse. Quindi sì, il Comune è fondamentale in ogni nostra manifestazione. Invitiamo assolutamente tutti i maschietti di Torre San Patrizio a partecipare perché quest'anno purtroppo ne erano veramente pochi, quindi ragazzi fatevi sotto e non abbiate paura.